nell'apprendimento proprio più semplice per chi ha fatto appunto questo percorso di globalismo affettivo. E hanno imparato velocemente, gli ultimi, quelli che hanno fatto, il secondo e il terzo, hanno imparato velocemente veramente tutto giocando, la cosa bella è proprio questo, giocando, hanno imparato a riconoscere le lettere, qual è la lettera A, lettera B, con questi fumetti, con queste cose molto particolari. E devo dire che è stata un'esperienza positivissima, che spero che si allarghi il più possibile, perché in effetti per i bambini è anche più semplice, perché è difficile per un bambino passare dalla scuola dell'infanzia alle elementari, hanno grosse difficoltà. E con questo tipo di metodologia loro riescono più facilmente ad approcciarsi alle lettere, al modo anche di leggere. Io ho il secondo che legge benissimo già adesso, che fa la prima elementare. Lui riesce a leggere tranquillamente, conosce benissimo le lettere. E poi, come dicevamo già con la maestra, i miei figli hanno una forma di dislessia. Questo metodo per dislessia è un ottimo metodo, perché i bambini con dislessia hanno più difficoltà, sono un po' più lenti nell'apprendimento e tutto quanto. Ed è ho visto la differenza con mio figlio più grande, che non ha fatto questo metodo, non ha usato questo metodo, e gli altri due. È un mondo tutto nuovo, cioè veramente con una facilità nell'approcciarsi alle. Questa metodologia dovrebbe essere veramente usata per queste difficoltà, per appunto la dislessia, che è molto diffusa e non si conosce bene ancora. Molto diffusa, e purtroppo non la conoscono ancora, anche se qui hanno fatto parecchi corsi, parecchie maestre sono molto preparate, però sarebbe ottima anche per sviluppare, per aiutare i bambini che hanno qualche difficoltà in più. È questo. Devo dire grazie alle maestre per il loro grande impegno, che sempre presenti loro. Grazie a tutti, scusate il ritardo.